Sconosciuto, un pilota di periferia. Sì, uno che ci provava, insomma, uno di quelli che chiede soltanto favori, che non dorme la notte per lavorare sulla carburazione. Oh, sì, uno zingaro. La sua casa era la strada, come per gli zingari. E la sua strada era la pista, qualsiasi pista, basta che poteva correrci sopra e fare un... A 6 anni. Sì, a 6 anni aveva capito che doveva correre. Aveva appena conosciuto un mito. Oddio, conosciuto è un parolone. Diciamo che l'aveva visto passare per 54 volte. 3 secondi al massimo per 54 giri di pista. Da quel momento che ha capito quale fosse il suo sogno. Sì, però non è questo in realtà, sai. No, sì... Quello che voglio raccontare stasera, quello di cui voglio parlare, in realtà, non è esattamente la storia di un sogno. È l'ossessione, chi è che non ce l'ha, Tu sei malato, zingaro! Tu pensi sempre solo e soltanto a quello, gli dicevano sempre i suoi amici. E faceva bene, però. Sì, e ti salva la vita. La sua erano le corse. Suo padre era un ex pilota che non... Un po' per passione, un po' per vendetta, mise in mano dello zingaro un volante ancora prima del biberon. Bang! Conteggiato! Senza nessuna possibilità di guarigione, No, 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 cavolo, non è possibile. Dalle corse non si guarisce, tanto che... il padre, anche una volta ritirato, aveva costruito, organizzato e messo su uno sterrato, una sorta di tracciato con delle macchine tutte costruite da lui e tutte quante bardate come dei carri armati, sì, che potevano correre ma anche sbattere l'una contro l'altra, anzi forse la gara era proprio quella. Più botte davano quelle macchine, più punti portavano a casa. Ma come potevano non ammalarsi anche lo zingaro? Come potevano restare contagiato anche lui di sorpassi, di velocità, di puzza, di olio bruciato che si sente nell'asfalto? Sentite questa, ogni domenica partiva con tutta la famiglia, lui... Partivano... in camper. Sì? E non era mica un camper qualsiasi, No, il padre dello zingaro aveva costruito sulla motrice di un camion una sorta di gigantesco camper da corsa. Imola, Monza, Austria, Spagna, Francia, Portogallo, Inghilterra! In qualche bel parcheggio con la bella vista. Sì, perché il padre dello zingaro, anche per girare l'Europa, non faceva mica l'autostrada. No, non se ne parlava proprio, roba d'americani, diceva. Il padre dello zingaro cercava sempre curve. Il resto del viaggio poteva proseguire tranquillo. Ormai il dente se l'era tolto. Però, i circuiti migliori erano tutti quanti in Europa. Oddio, certo, c'era sempre il Brasile, ma anche in quello però il padre dello zingaro era integralista. Il Brasile, lo diceva lui, sempre, il Brasile è buono solo e soltanto per il calcio, per le signorine Sambegne e al limite per il carnevale, non per le macchine da corsa. No, lo zingaro non si faceva mica corrompere da queste ciniche argomentazioni. No, non esisteva perché a questi poveri, spiccioli, miseri, dubbi e pragmatici, lo zingaro rispondeva con l'emozione. Bastava guardarlo negli occhi.
polmoni pieni d'aria, la pelle piena di brividi. Poi, con un filo di voce, lui ci guardava e sospirava. È il rumore che fa la differenza. Da quando un gran premio lo vedi da vivo, è vero, non ci capisci niente, non sai chi sta davanti, non sai chi sta dietro, ma l'emozione più grande te la dà il rumore. Un direttore d'orchestra diceva, von Collier per l'esattezza, non esisterà mai un mondo orchestra in grado di riprodurre la 12, il motore di un 12 cilindri Ferrari. Nacque tutto da quel primo incontro. Sì, nacque tutto da me. C'era il Gran Premio di Imola. Lo zingaro era lì seduto a cavalcioni su quel muretto, con i piedi che ciondolavano sull'asfalto. C'erano lui, il padre, la madre e la sorella. Tutti e quattro a cavalcioni, tutti e quattro con tappi e cuffie per le orecchie. Anzi, no, tutti quanti tranne lo zingaro. Sì, perché lo zingaro voleva sentire il rumore, voleva essere il primo a sentire la macchina arrivare alla staccata. A un certo punto, il padre dello zingaro si alza e comincia a guardare sulla sinistra, un punto piccolo così. Le gomme fischiano, il motore scala di marcia, i carburatori sparano bombe dagli scappatoi, e lui papà, chiede lo zingaro al padre, ma il padre non risponde. Cazzo, fa impressione, tre secondi soltanto, e quella pantera nera e oro è già volata via, è scomparsa dietro la curva, è lui papà, ma il padre ancora non risponde. Cazzo, sembra un film di fantascienza, fa impressione, sembra che le spalle del pilota si stiano spaccando contro le cinture di sicurezza. 3 secondi, cazzo, soltanto 3 secondi, la nera è già scomparsa dietro la curva, è lui papà. Ma il padre ancora non risponde, però. Anzi, si volta. Avevo le lacrime agli occhi. Tutto imparato. Tutte le tribune stavano nel delirio più totale, nonostante quella passata non fosse la Ferrari. Nonostante quella fosse Imola, la patria.